Licata a Città Turistica, un ufficio di informazione turistica non c'era, adesso c'è grazie all'associazione Freedom. E quali sono i servizi che voi offrite e a chi naturalmente sono rivolti? Allora, noi come associazione culturale Freedom abbiamo aperto appunto pochissimi giorni fa questo ufficio, praticamente è un infopoint turistico e ci troviamo nella centralissima Piazza Duomo. Intendiamo offrire un servizio non solo ai turisti ma anche ai licatesi. Questo servizio si occupa, si occupa principalmente di dare informazioni appunto a livello turistico, far conoscere alle persone che passano da questo luogo quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Parlando appunto come associazione culturale vogliamo promuovere... La, vogliamo promuovere appunto il livello culturale altissimo del nostro paese, quindi intendiamo far sì che il soggiorno dei turisti qui a Licata sia orientato non soltanto verso le spiagge, perché comunque è quello che vengono a cercare qui i turisti, ma eh, venga anche indirizzato verso il centro storico, verso eh, le chiese e tutte le bellezze artistiche e storiche che noi abbiamo all'interno di, di questo territorio. Eh, noi intendiamo appunto offrire un servizio che appunto fino a, pochi, a pochissimi giorni fa non era presente in città. Intendiamo collaborare con altre associazioni, con qualunque altro cittadino voglia appunto inserirsi. Faremo appunto il, proprio oggi cogliamo l'occasione per lanciare il primo evento che si terrà il giorno 4 luglio in Piazza Duomo. La serata sarà, verrà appunto organizzata tramite musica, eventi musicali dal vivo, esibizioni dal vivo e poi ci saranno anche degustazioni e roba di altro, altro tipo. Siamo in una fase organizzativa e proprio in questa Fase eh, lanciamo un appello a tutte le altre associazioni affinché collaborino affinché, eh, affinché appunto questo evento possa permettere di promuovere il centro storico, visto che eh, altre associazioni ma anche altri, eh, altre, altre persone si sono proposte eh, affinché il, lo sviluppo del centro storico fosse anche eh, uno dei loro punti essenziali. Ed ecco perché noi lanciamo un appello non soltanto alle associazioni ma a qualunque altro cittadino libero che voglia appunto, eh, partecipare a questo evento, ricordiamo che si terrà il giorno 4 in Piazza Duomo. C'è molto verde in questa tabella che introduce l'ufficio di informazioni turistiche, volete creare una città verde attraverso eh, un po' stimolare l'utilizzo delle biciclette, ci sarà anche un noleggio di bici, ma comunque rendere questa città eh, fruibile a chi vuole andare in bicicletta anche se non ci sono, non c'è una pista ciclabile. La base della, della nostra attività è quella di promuovere l'ecosostenibilità e il cicloturismo, quindi far sì che i turisti una volta arrivati a Licata utilizzino come mezzo alternativo alla macchina perché eh, comunque appunto non, lo, non, non ce l'hanno. Qui in città utilizzino la bici. Non abbiamo delle piste ciclabili e proprio per questo eh, inizio, inizieremo una collaborazione in questo senso anche con, eh, con la nuova amministrazione affinché il centro storico e non soltanto quello venga dotato di piste ciclabili. Questo perché eh, riteniamo che l'utilizzo della bici sia fondamentale eh, non soltanto in questa stagione, che è quella appunto estiva, ma anche in, altri, in altre stagioni perché sappiamo benissimo che il clima della nostra città permette di utilizzare eh, la bici eh, anche in, in qualunque periodo dell'anno. Eh, noi, in questo, con questa associazione culturale, oltre a informazioni turistiche, come spiegavamo prima, ci occupiamo anche di eh, effettuare un noleggio bici. Un noleggio bici che però non si vuole rivolgere esclusivamente ai turisti, ma anche ai nostri concittadini ed è per questo motivo che abbiamo aperto questa associazione culturale. Intendiamo lanciare il, questo messaggio appunto di eh, utilizzare la bici come mezzo eh, oltre eh, alla la macchina e quindi altri mezzi di trasporto. Quindi un nuovo modo di, di muoversi in città che permetta anche eh, di, di diciamo, far bene all'ambiente, ecco perché eh, nelle nostre insegne si trova molto verde. Questo ufficio di informazione turistica è collegato anche con le strutture rigettive, con i bed and breakfast in particolare. Ce ne sono molti all'ICATA, un binomio ecco che sarà sviluppato anche nei prossimi eh, mesi. Eh, ma già si sta partendo, si parte quindi con le anche con le strutture rigettive. Quando parliamo di informazioni turistiche parliamo proprio di questo. Noi vogliamo iniziare una collaborazione che appunto abbiamo già eh, cominciato con l'apertura della nostra sede. Una collaborazione a strettissimo contatto con i bed and breakfast, con le strutture alberghiere, strutture turistiche. All'interno del nostro territorio. Questo perché vogliamo far sì che il soggiorno dei turisti qui a Licata sia il, diciamo, il più decoroso possibile. E affinché il turismo possa essere incentivato bisogna dare un servizio efficiente ma soprattutto costante eh, ai turisti. Ecco perché abbiamo iniziato appunto, queste collaborazioni con Bed and Breakfast, con il centro storico e anche con altre zone che vengono frequentate tantissimo, soprattutto in questo periodo, con la nuova stagione estiva che ormai è ormai alle porte e appunto, continueremo a iniziare. E continueremo questa collaborazione con strutture ricettive. Quindi se qualunque attività voglia collaborare può benissimo venirci a trovare nella nostra sede.